Euroregione News. Il primo giorno di bambini per le scuole della regione. Con grande impegno a Talmassons, Maiano e tante altre località sono riusciti a realizzare nuovi complessi scolastici per le primarie e le secondarie. In Friuli Venezia Giulia, grazie ai contributi nazionali gestiti dalla regione, con l'impegno per i sindaci di rispettare tempi brevi e certi per la chiusura dei cantieri. All'assessore regionale alle infrastrutture, Maria Grazia Santoro, ho chiesto quali opportunità per gli altri istituti. Adesso stiamo lavorando per il bando sulle 5 nuove scuole che il governo attraverso l'INAIL finanzierà nella nostra regione, dove saranno seguiti criteri di innovazione sia tecnologica che didattica. A breve arriverà alle amministrazioni comunali l'avviso per la manifestazione di interesse rispetto a questa iniziativa e ricordo che nella nostra programmazione scolastica abbiamo potuto far fronte alle richieste impellenti del governo proprio grazie al fatto che avevamo preparato una programmazione prima che il governo ce lo chiedesse. Quindi è importante avere progetti chiari, determinati, specificati da un punto di vista tecnico, una chiara volontà politico-amministrativa di realizzazione, ma soprattutto la disponibilità a mettersi in rete con gli altri soggetti istituzionali. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.